Commento le note più assurde che ho dato nel corso degli anni, parte 2. Bussa alla porta un alunno di un'altra classe, chiedendo se qualcuno ha una squadra. L'alunno in fondo si alza dicendo: "Ce l'ho io, prof". Tira fuori un fischietto, suona il fischietto e immediatamente altri quattro compagni più lui si infilano una casacca gialla e escono correndo simulando una squadra di calcetto. Allora, devo dire che alla fine questa nota, dopo averla messa, l'ho tolta, ha dato un più perché era troppo bella. Io stavolta metto un bel 9 e mezzo. Entra in classe in ritardo, interrompendo la lezione, con indosso un passamontagna e in mano una pistola giocattolo, urlando: "Mani in alto, questa è una rapina". Allora, ho dovuto dare la nota, però diamo un bell'otto, se non altro per il coraggio. La classe si è accordata con la terza B che suggerisce le risposte del compito tramite cartelloni giganti esposti alla finestra. Visto che le classi erano una di fronte all'altra, si erano messi d'accordo sull'argomento del compito e questi qua con dei cartelloni giganti davano le risposte. È molto originale. Bel 9, ci sta. L'alunna, anziché seguire la lezione, spruzza un olio sui capelli dicendo essere l'olio Sean appena ricevuto e di non poter aspettare perché è miracoloso sulle doppie punte. Io ho ritirato il prodotto, illuminante viso e capelli. Buono! Ma è super buono! Poi l'olio però me lo tengo.